Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia. Questa frase di Paolo Coelho per iniziare questo video molto molto importante. A chi non è capitato di fallire almeno una volta nella vita e a chi non capiterà di fallire nella vita. Il fallimento è inevitabile. Puoi impegnarti quanto vuoi, puoi crederci quanto vuoi, puoi avere le strategie più potenti del mondo, ma prima o poi capiterà anche a te di fallire. E non è un video dove voglio augurarti una sfortuna o tirartela, ma è un video che parla della verità, di ciò che accade alle persone che tentano, che rischiano, che ci provano. Spesso mi è stato chiesto come ripartire a seguito di un fallimento e la mia risposta è sempre la stessa. Ancora prima di chiederti come ripartire, devi accettare quel fallimento. Accettare quel fallimento come parte inevitabile del tuo successo. I fallimenti, infatti, se ci pensi, sono il carburante della vita, perché è a seguito di un fallimento che trovi ancora più energie per migliorarti e per far diventare quel fallimento un successo. Se non esistevano i fallimenti, non c'era il miglioramento personale, non ci sarebbe stata evoluzione e l'umanità sarebbe stata un piattume davvero squallido. Condividi con me. Io ho fallito tante volte e infatti stavo malissimo e stando malissimo non miglioravo. Poi ho capito questo concetto. Se nella vita non fallisci, significa che non stai rischiando abbastanza. Allora il fallimento non era più qualcosa da cui scappare, non era più qualcosa che dovevo nascondere, ma era qualcosa che dovevo accettare profondamente. Ricordo quando decisi di fare il mio primo corso in aula. Fu davvero terribile. Ce l'avevo messa tutta per creare una campagna marketing efficace, eppure si erano iscritte solamente 2 persone. Ormai avevo affittato la sala, che in realtà era il seminterrato della casa di una chef che mi aiutava in quell'evento. Invitai parenti, amici, conoscenti per cercare di riempire quelle 30 sedie che erano disponibili. Riuscii ad arrivare a 27 persone, che probabilmente se non fossero venute sarebbe stato molto meglio, perché l'esecuzione fu davvero pessima. Ho sudato dal primo minuto fino a l'ultimo, parlavo in modo disconnesso, mi perdevo i concetti, non riuscivo ad emozionare, non avevo competenze tecniche perché ero agli inizi della mia carriera professionale. Insomma, fu davvero un disastro e per me una delusione fortissima, perché a quel sogno ci credevo tanto e soprattutto mi ero impegnato tanto per arrivare ad ottenere quel poco che avevo ottenuto. Eppure si stava sgretolando tutto. Nei giorni successivi a quell'evento, sicuramente ero molto deluso, ma avevo capito una cosa, che quella frase era vera e che io non ero più fermo ad aspettare. Ma mi stavo muovendo verso qualcosa di nuovo. E quindi il fallimento ci sta, perché avevo sicuramente qualche bella lezione da imparare. E infatti così fu. Capii che avevo bisogno di nuove amicizie, capii che avevo bisogno di frequentare degli altri corsi di formazione, capii che avevo bisogno di un mentore che mi seguisse più da vicino. Feci tutte queste cose e i risultati, negli eventi successivi, cambiarono in modo drastico. Quindi fallire fa male, ma è necessario. Io non sarei il professionista che sono se non avessi sperimentato il fallimento. Infatti spesso quando mi chiedono ma come fai ad essere così profondo, a dire queste cose così penetranti, ad arrivare veramente al cuore delle persone, io rispondo che nella vita ho fallito tanto, nella vita ho sofferto tanto. E dare significato a tutto questo mi permette di essere ciò che sono e di arrivare davvero alle persone. Quindi mentre qualche anno fa rimpiangevo un po' la vita che avevo vissuto, piena di delusioni, di fallimenti e di rinunce, oggi la ringrazio, perché senza quella vita, senza quel passato, non avrei potuto fare quello che faccio. Quindi quando fallirai, beh, impara a ringraziare quel momento. Parti da uno spazio di gratitudine, anche se fa male, anche se brucia, ricordati che quel fallimento è necessario. Certo, se lo accoglierai così. Impara a vedere oltre, raccontandoti proprio in quel momento di difficoltà una storia motivante. La storia che un giorno racconterai alle persone che vivrai. La storia della tua difficoltà. La storia delle sofferenze che hai dovuto vivere per raggiungere quel risultato. Raccontarti in anticipo questa storia, seppur poi la realtà non sarà esattamente così, ti darà nuova energia, nuova motivazione per trovare significati profondi e andare più velocemente nella direzione dei tuoi scopi. Impara a trovare energia nei fallimenti. Quando ti capita qualcosa di brutto, qualcosa di spiacevole, ripetiti dentro di te: se mi sta capitando tutto questo, è perché ero destinato a tutto questo. È perché l'universo mi sta sfidando, perché l'universo ha capito che posso dare di più. Parlando con migliaia di persone in questi anni, ho capito una cosa fondamentale: che tutte quelle persone che hanno ottenuto grandi risultati con poco sforzo non hanno dato il giusto valore a quei risultati. E infatti molti di loro hanno sprecato tutta quella fortuna che hanno avuto. Quindi ricordati che in realtà a volte le sfortune sono le più grandi fortune, se impariamo a vederle in questo modo. Proprio perché ti permetteranno di dare un valore ancora più grande ai risultati che otterrai. Anche perché poi, quando nella vita inizi ad ottenere grandi risultati, ti rendi conto che non sono tanto importanti i risultati in sé, ma è tanto importante invece la persona che sei diventata per raggiungerli.